Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Questo è uno speciale per i 100 iscritti. Spero che vi sia piaciuta l'introduzione, perché com'è che ha vinto la votazione è stata il Regno di Grecia. Il Regno di Grecia. Quindi adesso useremo questo bel regno. Ha vinto con 10 voti su una Catalogna che ne aveva avuti 6-7 e una Norvegia che ne ha avuti purtroppo 4-5. Una Grecia ne ha avuti 10 e quindi si usa una Grecia. E vabbè, nessun nemico di battaglia. Vabbè, il nostro obiettivo è di conquistare almeno a Costantinopoli, quindi di attaccare i turchi. Muoviamoci, ed eccoci qua. Pronti, ma come potete ben vedere ci sono molte più nazioni, c'è ad esempio il Regno d'Italia, c'è la Svizzera e Württemberg, poi visto che ho messo un altro tipo di Dartmouth, nel senso una Dartmouth che aggiunge ancora più fazioni, cioè ancora più nazioni, c'è l'Irlanda, la Scozia, la Norvegia, la Danimarca, c'è molta molta più roba. C'è una Catalogna qui, come potete vedere, che proprio si è fatta l'indipendenza da sola. It's Se è fatta, sta andando bene, tutta tranquilla. Vabbè, a parte gli scherzi, abbiamo anche qui c'è la Valacchia e una Crimea che ci prenderemo assolutamente perché la voglio, ecco, non c'è un motivo proprio così, la voglio e basta. Parlando seriamente, bisogna commerciare, commerciare. Lo facciamo con Angola. Con la Russia. Con l'Austria. Ah no, vabbè. Abbiamo questa grande capitale, come potete vedere ci sono 4 di slot disponibili, cioè in realtà sono 3, il quarto è per avere il forte. Abbiamo una città commerciale proprio in fondo, Tessalonica. Abbiamo il porto che ha Pada, Sparta, la famosa Sparta che adesso è diventato un vigneto. Mi sarebbe proprio piaciuto se ci fossero state più città, oppure tipo c'erano due case qua. E potevi con un aumento della popolazione, con un aumento della popolazione si costruiva una piccola città. Vabbè, non fa niente, non abbiamo un esercito, già questo è grave. Mettiamo qualcosa a caso, vabbè, qua non fa niente proprio. Quello che possiamo sviluppare il porto commerciale sicuramente, poi faremo i vigneti. Poi cosa possiamo fare? Facciamo questo e questo, iniziale, facciamo le infrastrutture, poi facciamo subito una caserma, visto che abbiamo bisogno di soldi. Questo cos'è? Un posto di una specie di magazzino per le munizioni, insomma, per i rifornimenti, ok. Quanto guadagniamo? Vabbè, adesso guadagniamo un po' pochino, però giustamente siamo all'inizio, quindi va benissimo. Va bene. Ok, ci vediamo quando avrò un buon esercito. Ok, ragazzi, sono successe un po' di cose. Noi abbiamo finito di costruire il porto commerciale, la fonderia, questa fattoria, questa fabbrica di cannoni e le caserme per il nostro esercito. Poi che c'è altro? Ah sì! La Russia non vuole più trattare con noi, è cattiva, però cominciamo solo con una nazione, il Ducato di Courland, penso che si dica così, non lo so, non mi chiedete i nomi perché proprio no. Vuoi cominciare con la Scozia? Ah, ok, finalmente, Ok. questo è il nostro migliore esercito che abbiamo. Ah, posso migliorare ancora di più, posso fare un grande arsenale. Vabbè, facciamo questo e questo. Allora, vediamo un po' come va la situazione qui in Europa, visto che è sempre scombussolata dal nostro amico Napoleone. Sta prendendo piano piano tutto. Vediamo qui, qua più o meno va tutto bene. Vediamo il canato di Crimea che cosa. Ah, no, ha preso. Ha preso?
appeso come se fosse parte della Romania. Bessarabia, Moldova. Come? Mi dici come hai fatto? Non per sapere perché vorrei farlo pure io. Vabbè, ti conquisterò e ti mangerò. Intanto, signori, eccolo qui. Il nostro grande esercito. Ce lo portiamo bello, bello. Qui. Awaiting further orders. Forward for crown and Questi tre di milizia ce li teniamo qua, ovviamente. Non è che country! The mo ce li Lord! mettiamo tutti qua, cos'è, mo? No, vabbè. Facciamo le strade metallizzate qua, cioè il metallo, così aumentiamo il prestigio nazionale. Come dire, i rifornimenti arrivano un po' più velocemente. L'esercito cammina più velocemente verso una determinata posizione e abbiamo più 16 Ok ragazzi, so che di questo denaro. episodio potrebbe risultare forse un po' noioso, perché non ho fatto più che altro nessuna guerra, anzi mi sto preparando per la guerra. Che la Prussia e la Russia si vogliono contrastare, non così perché è bello attaccarsi a vicenda, forse non lo sapete, ma attaccarsi a vicenda è una cosa, è una sensazione bellissima, dovreste provarla anche voi, a parte le stanzate. Your humble Il servant. nostro esercito è qui, pronto e preparato. Abbiamo 3 di cavalleria, un 6. Artiglieria a piedata, quindi non trasportata a cavallo. Abbiamo 10 unità di fanteria di prima linea e 2 di fanteria leggera, quindi come se fossero i cecchini, ecco, per chiamarli così, però non lo sono. Abbiamo un forte, una cosa ottima, almeno così se ci stanno per assedia possiamo difenderci. Ecco qua il nostro bel forte. E va bene ragazzi, vediamo un po' cosa succede qui. Il Nord Italia è stato preso dall'Austria e ha perso il Tirol. Venezia è ancora viva, come la casa Savoia. Papa States ci sono sempre. La Catalogna è, penso che sia in pace. È in pace. Si è fatto tutti gli alleati. Poi c'è la Britannia qua, che penso che sia proprio alleata con la Francia per forza, una Scozia che penso che è in guerra con l'Inghilterra, ah no, è alleata con l'Irlanda però, ok, bene, bene, va bene ragazzi, penso che il video possa finire qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace, commentate per darmi soprattutto dei consigli su come svilupparmi nella mia campagna contro la Turchia e il Canato di Crimea, ditemi quali alleati dovrei usare per attaccare queste due nazioni, certo c'è già la Russia però è già adesso impegnata contro la Prussia, quindi bisogna un po' vedere come scegliere gli alleati, potete scegliere l'Austria però è in guerra contro la Francia, bisogna vedere, bisogna vedere. Grazie per aver visto questo video e niente, ciao ragazzi!